sia con tutti voi. Sono contento di poter vivere questo momento di ringraziamento a Dio per questi 25 anni in cui di fatto quello che è venuto in evidenza è che Dio esiste. Posso dire, io sono arrivato a 25 anni di sacerdozio, una delle tante dimostrazioni dell'esistenza di Dio come battuta, ma di un Dio che è fedele e che ci ama nella sua misericordia. E veramente quello che sento in questo momento è di farlo qui, in questa parrocchia, in mezzo non soltanto ai luoghi, ma anche alle persone che questi anni, prima della mia ordinazione sacerdotale e anche dopo, hanno vissuto, condiviso con me, anche se da distanza, perché sono sempre stato abbastanza lontano dalla Valle d'Aosta, da sacerdote, mi hanno seguito, che siete voi. E alcune cose poi le dirò, se me ne ricordo, all'omelia. Ma veramente sentiamo che ciascuno di noi, io sono un po' la scusa, dicevo anche ieri, per poter contemplare insieme anche un cammino fatto, anche come tutti insieme, dentro cui Dio ciascuno, in ciascuno di voi ha operato e sta operando meraviglie. E allora chiediamo perdono se non sempre siamo coscienti di queste meraviglie che a noi le volte non sembrano tali, cioè sembra che noi a Dio permettiamo di fare molto poco, e invece probabilmente ai suoi occhi, come dice Maria nel Magnifica, sta compiendo grandi cose. Impariamo a riconoscere queste grandi cose senza farsi volontà, chiedendo perdono se non sempre abbiamo coraggio di farlo. Oh, yeah.
Preghiamo. O Padre, che affidi alle nostre mani le meraviglie della creazione e i doni della grazia, rendici servi operosi e vigilanti, perché facciamo fruttare i nostri talenti per entrare nella gioia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Proverbi. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà mancato il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e il vino e li lavora volentieri con le mani. Prende la sua mano alla canocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre,
cosicché quel giorno possa sorprendermi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio. Perché a chiunque ha verrà dato
e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile è gettato al fuori dalle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Grandi, che
io mi sono messo a piangere, così forte che pareva che non si è impietosito e mi ha fatto togliere la veste, era uno dei più grandi, sono andato io. Così iniziò la lunga e gloriosa carriera da chierichetto e insieme ad altri personaggi che sono qui in mezzo. E quindi questo è il luogo dove io sono cresciuto, veramente è stato un luogo che è stata per me casa fin da subito. E giocavo anche a calcio, ma quello era, come dire, era un ambiente in cui certamente ci andavo dove mi piaceva molto. Però in fondo quando poi dovevo trovare i miei amici, dovevo stare con le persone, venivo qui. Ieri nel salone di Lask, raccontando alcune vicende che adesso non ripeto perché in questo luogo se non può scattare la denuncia per emulazione di, come dire, di atti delittuosi, quindi non ne racconto qua che cosa facevamo all'epoca. C'è stato un evento, che è stato l'evento della missione, 1988, un evento che per tanti di noi che siamo in chiesa ha creato un prima e un dopo. C'è stata la nostra vita prima della missione, c'è stata la nostra vita dopo la missione, in cui di fatto per noi è stato un incontro dentro un cammino che già facevamo, con una modalità di vivere il Vangelo che poi abbiamo scoperto essere illuminata da quel dono che è quello che noi chiamiamo il carisma oblato. Cioè da quel dono che i missionari oblati di Maria Immacolata, che io conoscevo fin da bambino, vivevano, si portavano dentro. E io che in quel periodo mi portavo dentro tante cose, tanta inquietudine che manifestavo studiando poco, così facendo, mia mamma dice monello, Luca è buono ma è monello, quindi anche i miei nipoti ne sanno qualcosa che sono qui. E di fatto per me quell'incontro della missione è stato un incontro con altre persone, con qua, già dall'inizio fino a qua ce ne sarebbero tante anche da citare, le persone che sono anche qui presenti, non abbiamo il tempo di farlo. Per dirvi semplicemente come, ecco, già fino a 17-18 anni la mia vita è stata, come tutte le nostre vite, il frutto di relazioni, di amore, di amicizia, di fraternità, di stima, qualche volta anche di altro, di non stima, di invidia, ma anche questo fa parte della vita, ma soprattutto di qualche cosa di bello. E per me, dopo la missione, dopo la missione dell'88, ha significato partire di casa, in cui di fatto, mi ricordo, era ad agosto del 1988, e ho detto per la mia prima volta a mia mamma, mamma ti devo parlare, e mi ricordo che la mamma, che aveva il canovaccio, si chiama, cosa per asciugare i piatti, mi guardava così, dicevo cosa ha fatto questa volta, diciamo che mi chiede mamma ti devo parlare. E da lì di fatto entrano in gioco altri personaggi, perché la mamma mi ha detto vai dallo zio Adolfo, che era il rettore del seminario, vai dallo zio. E io ho detto io voglio partire per andare a Marino, cioè partire di casa. E allora ho detto sicuramente lo zio che mi dirà dove va, il rettore del seminario diocesano, che volevo partire, ma non per diventare un lato, perché volevo fare un'esperienza di Vangelo, un'esperienza, adesso non c'è il tempo di spiegarlo. E lo zio Adolfo, che ci guarda dal cielo insieme a mio papà, mi ha detto ti porto io a Marino. Poi io ero stato rimandato, perché appunto non studiavo, ho detto prima vai a scuola. E poi interviene un altro personaggio, questa qua, che nel frattempo, come dire, erano incrociate le nostre vite, perché lui era
era venuta alla missione, poi è tornato ad un campeggio, un campo scuola sulle Dolomiti, ed è stato un po' anche nel dialogo con lui, quindi, che ad un certo punto ho sentito che forse il Signore mi chiedeva di fare questo passo, partire per scoprire qualche cosa anche dentro, questa inquietudine che mi portavo dentro, frutto di quello che io sono, mi avrebbe potuto far scoprire qualche cosa che per me sarebbe stato importante, e non mi era mancato nulla fino a quel momento, ma c'era dentro qualche cosa che nemmeno io sapevo bene capire e che poi ho scoperto essere che cosa, quel desiderio di fare della mia vita, come per tutti, tutti noi desideriamo fare della nostra vita qualcosa di speciale. Sarebbe strano se così non fosse, no? Di noi vuole fare della propria vita, ma sì, una cosa qualunque, no, no, una cosa mediocre, no? E quindi da lì poi è iniziato un cammino che mi ha portato poi a diventare sacerdote il 21 novembre del 1998, bellissima giornata con meno 11 di temperatura. Io sono stato maledetto dalla metà delle persone che sono venute da Roma in giù, perché mi hanno detto che l'ordinazione avrei dovuto fare a Ferragosto e non era giusto che io esponessi persone che non erano abituate a quel freddo. Ecco, cioè stiamo tutto questo per, con il sorriso sulla bocca, ma per dirmi sembra la stessa cosa, che la vita, in questo caso la mia, è frutto di altre vite, è frutto di altri sguardi, di amore, di attenzione, di generosità, alle volte anche di fatica. Nessuno di noi, diceva il grande, nessun uomo è un'isola. Mi ricordo quante meditazioni negli anni 80 iniziavano con questo slogan e da lì poi si parlava di tutta una serie di cose, ma è proprio così. Allora quello che io vorrei fare oggi insieme a voi è ringraziare Dio per il dono che mi ha fatto del sacerdozio, ma che è stato frutto prima e dopo e fin quando mi vorrà di tanta vita di cui io sono stato beneficiario, che è arrivata a me e che io cerco di restituire. Che cos'è la vocazione, qualsiasi vocazione? È il modo con cui tu decidi di restituire l'amore infinito che hai ricevuto. Questa è la vocazione. È una questione di restituzione di qualche cosa che hai già ricevuto sovrabbondantemente in anticipo. Non siamo qui per dire quanto sono stato bravo io in questi 25 anni, qualcosa l'ho fatto, ma per dire quanto è bella, quanto è bello questo talento che il Signore ci consegna, che è la vita e che è lui stesso dentro questa vita, la vita che è una scusa che lui ci dà perché noi possiamo imparare questo, che vivere significa restituire qualcosa che abbiamo ricevuto. E questa cosa non è esattamente banale, perché uno potrebbe dire, ma sì, io devo restituire per qualche cosa che ho ricevuto in anticipo e sovrabbondantemente. No, grazie. Pensa se non avessi ricevuto niente. Perché è vero che dentro questo dono che ci è stato fatto, non tutto è all'insegna del wow, del bello, del... ci può essere qualche cosa che è all'insegna invece di altro. E scoprire di dentro, in questa avventura che è la vita, che io vivo da sacerdote, missionario nato di Maria Immacolata, che lì dentro ho ricevuto invece già tutto. E andando verso la conclusione, perché proprio a mezz'ora non ci voglio arrivare, e sento di ringraziare insieme, appunto, ho già fatto menzione a papà e mamma, ai miei fratelli, ai miei nipoti. Sarei tentato di farli venire qui accanto a me per farveli vedere, ma mia nipote mi ha sotterrato con uno sguardo. C'hai ragione Martina, così giusto per vedere anche questa vita di cos'è. I miei fratelli, le mie cognate,
parenti che ci sono qui, gli amici che vengono anche da fuori Valle d'Aosta, quelli più vicini li ho invitati da Vercelli, dove sono stato 7 anni, e poi una, dentro tutto questo i miei confratelli oblati, quelli con cui ho vissuto in questi più di 25 anni, perché la storia è iniziata prima, quindi sono, quest'anno sono 30, più di 30 anni, quanti 32 anni che sono nella congregazione, e dai quali anche da loro posso dire di aver sempre, quasi sempre ricevuto l'attestazione della bellezza di quel salmo che dice come bello che i fratelli vivano insieme, che è una sfida, perché noi non ci siamo certi. È vero, anche chi si sposa si sceglie il marito e la moglie e poi non si sceglie tutto il resto, i figli non scegli. Quindi vedete che le nostre vite non sono poi così diverse, no? Sono accentuazioni diverse dello stesso mistero. E sono contento qui che c'è il mio attuale superiore, mi sarebbe anche, perché dico così, che è Gianluca, padre Gianluca, che è con me in comunità a Firenze, che poi espressione, noi siamo 5 oblati a Firenze, sono tutti, perché anche, come dire, di domenica i preti lavorano, domenica mattina, non pomeriggio, no, ma allora non sono potuti venire. E poi tutti gli altri, ecco, naturalmente i miei confratelli oblati che sono qui ad Aosta, ecco, non è tanto un profondo questo. Ma io ho la grande fortuna, non siamo molti oblati a avere questa fortuna, che io quando vado in vacanza vado dagli oblati, cioè vado là dove, come dire, ho la mia famiglia di sangue, la mia famiglia acquisita, alla quale appartengo a 500 metri di distanza. E quindi di questo credo che possiamo proprio gioire. Io sono contento di essere sacerdote perché sento che questo è stato il modo con cui Dio mi ha messo in mezzo a tutta questa gente e da cui ricevo innanzitutto. Noi, a parte alcuni privilegiati momenti, l'esperienza di Dio la facciamo sempre mediata dall'incontro con l'altro. Non facciamo soli, salvo alcuni pochi casi conosciuti dalla Chiesa dopo tanto tempo, io non ne ho fatto. Quello che posso dire di ciò che conosco di Dio è perché l'ho sperimentato attraverso il contatto con le persone. E allora continuiamo insieme questa avventura che per ciascuno di noi significa quello che per ciascuno di voi sa, io so cosa, più o meno cosa significa per me, e che allora così, se non so se la prossima volta qui o altrove ci sarà un prete o una coppia a raccontare qualcosa di sé, ma la cosa importante è sentire che le nostre vite sono il frutto di altre vite, non soltanto perché siamo stati concepiti da un papà e una mamma, ma perché poi da lì è nata tutta un'altra serie, a partire da quella di relazione. Allora guardiamo questa nostra vita con lo sguardo di Dio, e questo sguardo, e allora possiamo fare festa anche per il mio 25° di sacerdozio, ma che è come un sassolino dentro, per fortuna, qualcosa di molto più grande. E allora non so se al 50°, come dire, se ci sarò innanzitutto io, il 50°, sì, da dove lo farò, però avremo modo molto prima di poterci incontrare di nuovo. E quindi grazie, io uso questo gesto per dire tutto quello che questa realtà nostra, di Aosta, ha significato per me e per la mia vita, e per cui vi dico grazie di cuore a Dio e a tutti voi.
per rinnovare la nostra fede. Credo un solo Dio. Signore,
insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di una eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia è riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della
passione redenta in cielo il tuo figlio e la sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere degno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione da ripace e salvezza al mondo interno. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle del frutto e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Thank you.
invitati alla cena dell'agnello. Signore, thank you.
che, così come hai sottolineato tu più volte, anche le nostre vite fanno insieme delle presenze delle altre persone che le hanno costruite, che ci hanno aiutato a scoprire delle realtà belle e che poi ci hanno anche sostenuto nella perseveranza. Il nostro quarto modo che facciamo è proprio la perseveranza. Ti auguriamo di poter essere sempre, così come hai deciso 25 anni, hai deciso 32 anni fa, come da 25 anni, di essere sacerdote del Signore Oblato di Maria Immacolata e di poter arricchire altre comunità, così come oggi hai arricchito la nostra. Tanti auguri. E unico avviso, tutti gli altri troverete sul foglietto, ma dato che già fra una settimana, vivendo la solennità del Cristo e qui nella nostra parrocchia celebreremo le cresime, così una richiesta che arriva dalle famiglie dei ragazzi cresimanti, chi non è direttamente interessato alle cresime, siamo invitati a lasciare lo spazio alle 10:30 per loro, per le loro famiglie, e noi possiamo scegliere altre eucaristie. A tutti voi, ai nostri ospiti, ma a tutta la nostra comunità, buona domenica e buona settimana. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, oh Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore. Un ultimo ringraziamento prima della benedizione, che poi è il ringraziamento che conta, quello di Dio, per i ragazzi del coro, che mi vado a dire, ragazzi, come siete, andate sempre molto bene. E a tutti voi che così avete pregato insieme a me, Signore, che è fedele nel suo amore nella vita di tutti noi. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Vamos a ver.